Da Trenitalia all'acquedotto pugliese, fino ad Autostrade per l'Italia. Sono solo alcune delle aziende a cui oltre 1.500 tra studenti e neolaureati del Politecnico di Bari hanno avuto la possibilità di presentarsi durante Talent Attraction, l'evento organizzato da Job Meeting, un momento di confronto per capire in quale direzione va il mercato del lavoro. L'ambito più ricercato è sempre quello tecnologico-scientifico, perché ovviamente c'è meno disponibilità in termini di laureati e più necessità per le aziende per uno sviluppo tecnologico sempre più forte. Chi è impegnato nell'intelligenza artificiale è sempre più alla ricerca anche di figure umanistiche, perché l'intelligenza artificiale non solo la tecnologia è importante, ma è molto più importante capire come leggere il dato. E quindi è importante che chi ha la capacità di interpretare maggiormente i segni, i segnali, i documenti, cioè l'ambito umanistico, possa interagire con la macchina per insegnare alla macchina a utilizzarlo al meglio. Nei ragazzi c'è un pizzico di sana ansia, normale per chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro, che si unisce però alla speranza di iniziare subito il proprio percorso professionale. Particolarmente utile è il servizio di verifica dei curriculum, in cui i professionisti del settore revisionano le candidature dispensando consigli utili per colpire nel segno. Deve essere ordinato il curriculum, molto ordinato, perché comunque noi abbiamo 10 secondi per poterlo visualizzare. Quindi più ordinato, più sono chiare le parole, più sono chiari i concetti della persona e secondo me meglio è proprio arrivare ad un punto nella lettura del CV. Molte volte noi recruiter ci soffermiamo anche proprio sulle ambizioni e le motivazioni che emergono dai CV, non solo sulle esperienze lavorative, perché alla fine l'esperienza la impari sul campo. Quindi quello che secondo me davvero dovrebbe emergere è la voglia, no? La motivazione di arrivare, ecco.